Allora, io manco ci vedo più. È normale. Ciao a tutti. Non mi trovo perché sto utilizzando la mia vecchia nuova Canon, che l'abbiamo riparata in teoria. Non so se vi ricordate che prima non fungeva la messa a fuoco. Volevo parlare con voi un po' di questa situazione, anche perché vorrei iniziare a pubblicare i miei video sociali, interviste, ne ho fatto una marea per tenervi un po' compagnia in questo periodo in cui l'Italia sta alquanto di merda. Quindi l'argomento di oggi, coronavirus. La situazione è più grave di quanto si pensasse, purtroppo. C'è questo virus che gira, che ha distrutto la Cina, ha ucciso tante persone in Cina e sta uccidendo delle persone in Italia. Ne sta facendo ammalare tantissime e quindi è meglio se stiamo a casa. Quindi sostanzialmente il senso di questo video è che insomma vi incoraggio a stare a casa. Per quanto non ci sentiamo più molto spesso per vari problemi, ma sto cercando di risistemare il tutto, ci tenevo a condividere con voi questo pensiero perché veramente la situazione è grave. Quindi riconosco anch'io di non averla gestita bene inizialmente, nel senso uscivo comunque fino al decreto, nonostante pretendessi appunto che ci fosse una quarantena generale. Quindi da questo momento in poi ho deciso di mettere un po' in pausa tutta la mia vita. Insomma, spero di riuscire a fare comunque qualche video, oppure ve ne pubblicherò alcuni che ho già editato di qualche tempo fa, appunto le interviste sociali, perché se la mia famiglia non lavorerà più per questa quarantena, non, insomma, dipende tutto da quanta gente ci avrò dentro casa. Però è giusto così, è giusto che stiamo un po' tranquilli, che pensiamo a noi stessi, perché ci stiamo sempre a lamentare della nostra vita quando c'è gente che, boh, dal nulla si è ritrovata costretta a stare in ospedale con problemi respiratori. Io, tra l'altro, sono una persona che mette un sacco d'ansia, però penso che senza l'allarmismo che c'è stato e che abbiamo fatto in molti, la situazione adesso sarebbe molto più grave di quella che è. Il titolo di questo video riguarda un mio film. Sapete che film sta anche per cortometraggio? Ci sono vari tipi di film, c'è il documentario, il lungometraggio, il cortometraggio, un cortometraggio è un film molto breve. Io ho avuto la fortuna di girarlo il 5 marzo, fortuna tra virgolette, nel senso ancora non aveva preso così piede il coronavirus, la situazione del coronavirus a Roma almeno. Abbiamo girato questo film in un giorno a costo zero, quindi fino all'ultimo non abbiamo veramente speso nulla, scusate. Siamo riusciti ad organizzare il tutto, quindi diciamo questo è anche un video annuncio, nel senso. Quello che stavo facendo ultimamente, a cui ho tenuto un sacco, forse lo sapete se mi seguite su Instagram, è appunto un film sociale, un cortometraggio sociale che sicuramente non è stato il massimo, però mi ha fatto un sacco piacere girarlo. Ne parlo anche se probabilmente uscirà tra un annetto, forse meno, perché prima dobbiamo farlo partecipare ad alcuni festival. Ve ne parlo perché per farvi capire che la vita di tutti si è bloccata, sia dei lavoratori, e so come possa essere difficile per voi questa situazione, per le paghe, per gli stipendi, per il poco lavoro che c'è, per le piccole imprese, le piccole aziende, i piccoli negozi che non hanno clienti. Mi dispiace un sacco, dispiace a tutti quanti, però questo è un momento in cui la situazione è bene che sia così, è bene che le persone non vadano tanto in giro, anche se vedo una marea di gente comunque. Io spero di riuscire a farmi delle passeggiate fuori casa, intorno a casa, anche se penso che neanche questa sia la cosa più giusta da fare. Non andate nei luoghi affollati, non andate in comitiva in giro, state veramente placati, perché la situazione è grave, molto grave, penso ve ne siate accorti, anche se guardando un po' la televisione ho capito che non tutti ve ne siete accorti, perché c'è gente che se ne vanta pure, gente che dice io ho 25 anni, va a pensare se mi va, cioè non mi prenderà mai il virus, prende solo ai vecchi, e questa gente io veramente non dico nulla, però secondo me sono dei grandi ignoranti schifosi, mi limito a dire questo.
Questo è un virus che ci sta mettendo tutti con le ginocchia a terra, cioè ci stiamo inginocchiando davanti a un virus che potrebbe prendere a chiunque. Quindi è bene pensare alla nostra salute adesso, alla salute di chi ci vuole bene, delle persone a cui vogliamo bene, che stanno dentro casa con noi. Io non vedrò il mio ragazzo per un po' di tempo. Questa cosa fa male, però veramente approfittate di questo mo momento per riflettere su voi stessi, sulle altre persone, su chi vi sta attorno, su chi volete nella vostra vita, su cosa vorreste fare nella vostra vita, cioè a voi universitari a cui le lezioni si sono stoppate oppure sono online come me, almeno adesso potete mettervi in discussione senza la fretta degli esami e quant'altro. Tra l'altro ho saputo che la maturità è stata posticipata, se non sbaglio. E niente, ci abbiamo rimesso un po' tutti. Io dovevo finire le riprese di questo cortometraggio che in realtà ho sviluppato in un giorno, appunto, con la mia troupe, insomma, con gente che mi ha aiutato, che appunto insieme abbiamo costruito una troupe. E niente, ci dovevamo vedere per finire delle cose ulteriori di post-produzione, inserire delle voci, ma non abbiamo potuto fare nulla perché, insomma, dal giorno prima del decreto già avevamo tutti capito la situazione. In realtà io per ultima, perché tutte le altre persone hanno iniziato a disdire, a dire no, i nostri genitori non vogliono che andiamo in giro. E alla fine ho capito anche io la gravità della situazione e ne sono grata. Io, è meglio che l'Italia sia tutta zona rossa. Spero non ci si ripensi, perché le regole devono essere uguali per tutti. Qui si dice: è meglio prevenire che curare. Inoltre, potete reinventarvi, potete fare tante cose in questo periodo. Infatti, io ho trovato un modo di portare a termine questo cortometraggio nonostante la distanza, utilizzando programmi per audio, voci su internet e sul Mac. Insomma, questa è una buona scusa per pulire casa, la vostra cameretta di merda come la mia, se ancora è una camera di merda, è un anno e mezzo che vi promettete di aggiustarla. Questo è il momento giusto per capire appunto che le persone che abbiamo attorno sono persone che non sono immortali, ma a cui potrebbe succedere un qualcosa di brutto, mi dispiace, in qualsiasi momento. Questo è il momento in cui possiamo capire di non dover fare i coglioni e di dover riflettere prima di fare le cose. Io mando un abbraccio a tutti quanti, l'ho già fatto su tutti gli altri miei canali social, Instagram, ho riaperto la mia pagina Facebook per parlare di questa questione, il mio sito. Però veramente, a parte i social, se voi che state guardando siete persone che sono state contagiate, hanno paura. A parte scrivetemi, soprattutto su Instagram o qui nei commenti, sono sempre disponibile. Se qualcuno si trova in una brutta situazione e vuole parlarmene, io ci sono. Se volete raccontare qualcosa, io ci sono, il mio canale c'è ed è tutto a disposizione vostra. Infatti non me la sento di fare cose spensierate al momento perché è una situazione veramente da schifo. Vorrei che voi sentiste questo mio abbraccio che vi mando a distanza dal vivo, dal vero. Quindi chiunque voi siate, per qualsiasi motivo voi abbiate aperto questo video, sappiate che ne usciremo sicuramente zoppicando, chi più chi meno. Poi la cosa che mi fa rodere il culo è che non vengano detti tutti i nomi delle vittime. Questa cosa proprio mi fa rodere, o so io che non l'ho trovati, comunque già dall'inizio è morto un 68enne, aveva già malattie pregresse. Insomma, pare che una persona cioè debba essere caratterizzata in base alla sua malattia pregressa, alla sua patologia. No, cioè, pure io ho una patologia, ormai lo saprete tutti, però è fisica, nel senso riguarda le ossa, e non mi piacerebbe se io morissi essere ricordata come: ah, Silvia, è morta quella che ha 22 anni, quasi, tra l'altro, festeggiamo in casa con Netflix il 30 marzo. Morta Silvia, c'aveva già questa patologia. Cioè, a me mi frega un cazzo delle patologie. Questi sono esseri umani, sono persone, parliamone un po' di più. Quindi veramente vorrei davvero sentire le persone, i familiari delle vittime del coronavirus, perché io vorrei sapere come stanno queste persone. Come fate a caratterizzare la gente in base alle malattie? Cioè, qualcuno me lo deve spiegare. Io spero che nel momento in cui si potranno fare funerali e questa situazione sarà finita, tutti i nomi saranno, non so, a caratteri cubitali sui cartelloni stradali, perché
È gente che è morta così, senza sapere nulla, senza sapere cosa avesse, veramente da zero, cioè perché è arrivata una cosa di forza maggiore, un virus che li ha presi e se li ha portati via. Quindi chi se ne frega se io ho 20 anni, se quello che è morto ieri ce n'ha 90, se quell'altro 60. Io non voglio chiamare questa gente quell'altro, capito? Io voglio nome, cognome e vita di questa gente. Io spero che potremo ridare giustizia a queste persone perché non è giusto trattarle come se fossero una garanzia del fatto che non moriremo tutti. Fa schifo. Tutto qua, questo era il mio pensiero. Vediamo. Spero di pubblicare presto un nuovo video. Nel frattempo seguitemi su Instagram o su Facebook. Su Facebook metto sempre video così anche da cellulare. Se volete che io parli di qualcosa in particolare oppure volete le interviste sociali, scrivetemelo nei commenti. Io mi fido di voi adesso, cioè cosa devo fare, qual è la cosa più giusta, stare zitti, stoppare fino a quando non passa la situazione o pubblicare le interviste. Fatemi sapere, vi si ama, veramente un abbraccio, ciao polpette e ciao a tutte le persone che stanno vivendo un periodo difficile.